Domenica 2 ottobre 2022 è una giornata speciale. In Abruzzo, in mare, da San Salvo ad Ortona, a vela, su uno splendido catamarano. Ci aspetta la spettacolare Costa dei Trabocchi. Arrivati nella riserva naturale di Punta Aderci, buttiamo l'ancora. Malgrado l'autunno, si può fare ancora il bagno. Sono qui da 28 anni. Sono in Abruzzo, sono il territorio abruzzese, l'ho girato tutto da 28 anni. E ti devo dire una cosa? Non ho ancora visto tutto. Quindi a maggior ragione se lo dico io, perché è una testimonianza dall'esterno di una persona che è venuta qua e ci è rimasta. Accettato dopo un po' di anni, non accettata. Guardate quanto è primitiva e quanto è intelligente anche questa struttura. Dei riferimenti già ai tempi dei Fenici. Trabocco da trabocchetto. È un sistema straordinariamente ingegnoso. Io quando vedo un trabocco non è che vedo soltanto la nostra storia, vedo proprio Leonardo da Vinci. Viene messa una rete a mo' di bilancia. La rete si chiude, viene su grazie agli argani e peschi. Immaginate, una volta non c'erano veramente le strade, si faceva prima a navigare e si sono inventati dei pontili che permettessero alle barche di piccolo cabotaggio, medio, piccolo, di poter attraccare e scaricare e prendere merci, soprattutto legname. Perché non utilizzare già questa struttura per prendere del pesce, senza essere costretti ad andare per mare? Nasce non a caso in questa zona d'Italia, perché vedete, è proprio la conformazione della costa che ha portato in qualche modo a risolvere un problema. Come far arrivare le barche e poi addirittura come pescare. Gli abruzzesi ci devono credere di più, nel senso che hanno una terra fantastica e con grandissime potenzialità, e loro devono essere i primi a crederci, perché c'è veramente tanto da fare e tanto da poter fare. Io da piccolo manco me ne rendevo conto in realtà della bellezza e della straordinarietà del territorio in cui ero nato. Me ne sono reso conto dopo, crescendo, quando ho iniziato a viaggiare per il mondo, a confrontarmi anche con i miei coetanei di altre città, di altri posti. In pochi forse avevano avuto questa fortuna di nascere in un posto dove c'è il mare, dove c'è questo, e dietro ci sono due cattedrali di quasi 3.000 metri che ti permettono non solo di fare ovviamente sport, ma anche di imparare la solitudine, senza sentirti solo mai veramente, perché l'Abruzzo ti insegna anche questo. Ti insegna a stare da solo, perché è un posto dove, ecco, per mare, come in montagna, puoi magari per tanti chilometri non incontrare un palo della luce, una persona.